sala è divisa in due parti, quindi l'artista ci accoglie, no? In questa parte bianca, quasi come se volesse in un certo qual modo per un momento lasciarci anche il tempo di riflettere piano piano, prima il bianco, quindi riflettiamo sulle forme. Queste forme vi ricordano qualcosa? Non so voi più o meno che classe che siete, anni 80? 90, siete proprio giovani. Allora, queste vabbè le conosciamo tutte, anche mia figlia ce l'ha ancora, sono le costruzioni, sono le forme delle costruzioni del pedagogo tedesco Froebel. E questo grande pedagogo ci ha regalato una cosa importantissima, ragazzi, che è proprio la forza della creatività. Noi grazie a queste costruzioni di legno colorate in realtà riusciamo proprio a conoscere lo spazio, tant'è vero che questa è un'opera di dimensioni architettoniche. Perché vi sottolineo questa cosa? Perché l'artista ha dovuto chiedere l'aiuto di un architetto, perché doveva occupare su scala monumentale degli spazi, quindi come le costruzioni di Froebel ma su scala monumentale, perché noi potessimo usufruirne. Noi abbiamo portato i bambini, no? in questa sala, e vi assicuro che è stata un'esperienza molto molto indicativa.